Venerdì 27, venerdì prossimo, alle ore 9, ci sarà un presidio sotto la Regione Campania, nella sede di rappresentanza del governatore De Luca a Salerno, in via Porto, presso il Genio Civile. Faremo questa manifestazione, questo incontro, questo presidio e invitiamo la popolazione a partecipare perché continua l'avvelenamento da parte del mosso di Fratte, delle fonderie Pisano. Ieri, nella giornata di ieri, venerdì, proprio a distanza di una settimana dal presidio, siamo stati di nuovo all'inferno. La puzzola si abbonda, le polveri nere, gli odori di ferro bruciato hanno invaso la nostra vita, hanno colpito la zona di Salerno Centro, da Via Roma, Piazza Malta, la scuola Giacomo Costa, la Medaglia d'Oro. Tante mamme della Giacomo Costa sono andate a denunciare ai carabinieri ciò che stava accadendo, ovvero che l'aria era irrespirabile, che i loro figli erano a scuola ma non erano protetti. Rispetto a questo ci chiediamo il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il governatore De Luca, Vincenzo De Luca, e il vice governatore Bonavitacola, il direttore, il nuovo commissario ARPAC, cosa stanno aspettando per fermare la fabbrica delle fonderie Pisano, per fermare questo avvelenamento, questa violazione del diritto alla salute, un diritto che ricordiamo costituzionale. Noi non ci fermeremo. Insieme a tanti cittadini ieri abbiamo denunciato quello che stava accadendo, quello che la politica continua a tacere e continua con complicità a tutelare un imprenditore disonesto come Pisano. La famiglia Pisano, il clan Pisano, come ci piace definirli, una famiglia vasta che in questa città non è vero che sta dando lavoro, ma sta dando inquinamento fin dal 2004. Fin dal 2004 la fonderia Pisano è stata condannata con patteggiamento. Nel giugno del 2016 finalmente la procura ha chiuso lo stabilimento per gravi reati, reati ambientali molto gravi, come l'inquinamento atmosferico, ovvero l'immissione in atmosfera di sostanze cancerogene che fanno ammalare le persone, o ancora come l'inquinamento nel fiume Irno che va anche nel mare e quindi che può teoricamente anche inquinare le falde acquifere. E ancora abbiamo avuto certificazione anche che fin dal 2004 la famiglia Pisano smaltisce illecitamente rifiuti speciali. Per non pagare le ditte specializzate nascondeva fino a maggio 2016 i propri scarti, i propri rifiuti speciali sotto i capannoni, mettendo a rischio anche la vita degli stessi lavoratori. Noi rispetto a questo diciamo basta, chiediamo alla politica di fare il loro dovere. Abbiamo letto ieri, abbiamo saputo che Codacons ha denunciato il sindaco e ben ha fatto, perché ci sono delle omissioni, delle complicità e degli errori gravissimi da parte dell'amministrazione. Il 27 di questo mese, venerdì, saremo sotto la regione per denunciare pubblicamente le responsabilità politiche del sindaco, del governatore De Luca, del vicepresidente Bonavitacola e del nuovo commissario ARPAC Sorvino, che fanno finta di nulla, che stanno perdendo tempo sull'autorizzazione della via valutazione impatto ambientale, perdono tempo, stanno regalando tempo e permettendo ai Pisano di continuare ad avvelenare la vita e l'ambiente. È un atto gravissimo, è una dichiarazione di guerra contro la vita, contro il rispetto della salute e il diritto dell'ambiente. Noi rispetto a questo lo ribadiamo, diciamo basta, saremo il 27, invitiamo tutta la popolazione a scendere con noi a partire dalle 9 al Genio Civile in via Porto a Salerno, non mancate.